Buongiorno a tutti i partecipanti a questo webinar. È il primo di una serie di webinar che Fondazione Nord-Est organizza in collaborazione con Unioncamere ed è rivolto a tutti coloro, non solo nel mondo delle imprese, non solo nel mondo camerale, ma più in generale nel mondo di quelli che sono interessati a capire un po' di più di come si sta trasformando l'economia italiana e l'economia del Nord-Est in particolare. Lo facciamo con interventi di esperti nazionali e internazionali che da punti di vista diversi ci raccontano le trasformazioni, cercando di portare un po' più di obiettività in un dibattito sull'Italia in particolare, sulle nostre regioni in particolare, che spesso è caratterizzato da informazioni imprecise se non fasulle. Ed è importante quindi riportare il dibattito economico a quella consapevolezza, a quella precisione che è necessaria per capire poi quali strategie disegnare sia a livello di impresa, sia a livello di regioni e di paese. Iniziamo oggi con Andrea Goldstein, che è economista all'Ocse, è stato capo economista per tanti anni a Nomis, ma e soprattutto ha scritto un libro, ed è il libro di cui parleremo oggi, si intitola Agenda Italia 2023, che di questi temi, di questa capacità di capire quali sono le prospettive del nostro paese per i prossimi anni, ha fatto in questo libro appunto un'analisi molto, molto interessante, molto dettagliata, che adesso ci presenta. Webinar è ovviamente aperto a tutti coloro che vorranno porre delle domande, quindi non è soltanto un momento in cui ascoltiamo qualcuno che ci racconta delle cose interessanti, è anche un momento in cui possiamo interagire nel modo più comodo possibile davanti al proprio computer formulando delle domande. Io raccolgo le domande, le seleziono per evitare ovviamente duplicazioni. E poi Andrea risponderà a tutti coloro che appunto vorranno interagire con lui. L'organizzazione del webinar, come vorremmo funzionasse in questa occasione, così come nelle prossime, prevede una presentazione di circa una mezz'ora e poi un'altra mezz'ora, 20 minuti per le domande da chi partecipa al webinar. È il primo di una serie, tutti coloro che sono interessati potranno partecipare anche ai successivi, vi informeremo nelle prossime settimane, vorremmo avere una frequenza abbastanza intensa, circa una settimana o al massimo ogni 2 settimane, e vi informeremo dei prossimi eventi, il prossimo sarà già la settimana prossima e si concentrerà su quelli che sono i casi di successo di questo Nord-Est che sta comunque trainando la ripresa economica italiana. E la sta trainando in modo estremamente interessante ed innovativo. Ma oggi ci concentriamo sul webinar dedicato alla presentazione di Agenda Italia 2023 ed è con grande piacere e lo ringrazio per essere oggi qui presente, lo ringrazio per la disponibilità e per il grande interesse che ha suscitato la lettura di questo libro, Andrea Golsen, a cui do la parola. Grazie mille Carlo e grazie mille alla Fondazione Nord-Est per questo invito. È un grande piacere continuare a collaborare, cosa che faccio da vari anni con voi e ovviamente mi ha permesso di capire un po' meglio la realtà di una parte del paese che comunque, come tu dicevi, sta tirando la ripresa, sta partecipando in maniera fondamentale in questa ripresa o quantomeno quanto questo recupero dell'economia italiana, in particolare del settore industriale e manifatturiero. Il libro, intanto, perché l'abbiamo scritto? Questo è un libro che ho curato, non è un libro che ho scritto unicamente io, anche se ovviamente curare un libro vuol dire spendere molto tempo per cercare di omogeneizzarlo e cercare di renderlo affine agli interessi di chi appunto ha preso l'iniziativa. L'idea è intanto spiegare il libro Agenda Italia 2023, è perché il 2023 è l'anno in cui si concluderà questa legislatura, la 18ª legislatura in teoria, se non ci fossero degli incidenti di percorso, e quindi l'idea è di presentare sia agli elettori sia ai policymaker un po' un'agenda di quelli che sono i grandi temi. Non sono trattati tutti i temi dell'agenda di politica economica, alcuni
sono stati tralasciati semplicemente perché un libro di 250 pagine è già difficile da scrivere, da pubblicare, da vendere. Se fosse stato più lungo sarebbe stato ancora più difficile. Ma l'idea è che ci siano dei temi importanti su cui, come dicono in tanti, come hai anche sottolineato tu, Carlo, c'è una certa confusione. C'è una confusione sia perché le notizie vengono date e le analisi vengono fatte in maniera inappropriata, sia perché spesso e volentieri, ahimè, negli ultimi anni, e in particolare in Italia negli ultimi mesi, anche il tipo di informazioni che vengono condivise e avanzate sono delle argomentazioni e dei dati soprattutto che sono falsi e spesso fasulli. Quindi l'idea è che con un libro si possa mettere un pochettino di ordine rispetto a questi temi in maniera più opportuna e più idonea rispetto a chi invece si informa e informa gli altri attraverso internet. Internet è stata una grande, è tuttora ovviamente stata un grande progresso per tutti, anche per gli economisti, anche per chi si occupa di politiche pubbliche, perché permette di condividere, di apprezzare meglio, in teoria anche di dibattere meglio una serie di temi, però sporge il fianco, lascia il fianco alle generalizzazioni, alle faciloneria e, come dicono tanti, alle fake news. Quindi questa è l'idea di questo libro, a cui hanno collaborato una trentina di autori, se non erro sono 22 capitoli, che trattano di tutti i temi dell'agenda di cui vi parlo. Mi preme sottolineare che anche se non sono riuscito nell'intento di renderlo perfetto, c'è un equilibrio di genere anche dal punto di vista dei contributori di questo libro. I contributi sono 19 capitoli, sono 20, 26, 27 autori. La maggior parte sono in Italia, ce ne sono alcuni che lavorano presso organizzazioni internazionali o istituzioni comunque che sono al di fuori dell'Italia. Questo penso sia anche un altro elemento importante perché il libro cerca di dare per ciascuno dei temi una diagnosi dei problemi, una valutazione di dove sta l'Italia rispetto ai principali partner economici e politici dell'Italia che necessariamente sono in Europa, e poi una valutazione sia delle politiche che sono state messe in atto negli ultimi anni, sia di quelle che invece rimangono le criticità rispetto alle quali è necessario agire. Per limitarmi, prima di entrare un pochettino in alcuni dei capitoli che penso che possano essere più interessanti e poi fare una notazione anche su quello che non è invece coperto, una sintesi molto rapida e molto sintetica appunto di quelle che sono le evidenze. Le evidenze sono essenzialmente tre, direi, per usare appunto delle generalizzazioni che però vanno nella direzione di rendere poi possibile il dibattito. La prima generalizzazione è che la situazione dell'Italia, in tutti gli ambiti che sono appunto esaminati, è una situazione di criticità ma anche di ripresa. Questo vale ovviamente per, innanzitutto per quello che riguarda, questo viene coperto nel primissimo capitolo, la situazione del PIL e dei suoi aggregati del PIL. Il paese, lo sappiamo, ha vissuto dal 2009, dall'ultimo trimestre del 2008, ad essere più precisi, una situazione di crisi, di stallo inizialmente e di grande crisi. Con una particolarità, non dimentichiamocelo, l'Italia è l'unico paese dei grandi paesi dell'Eurozona ad avere vissuto una recessione double dip, o quantomeno estremamente severa anche nel secondo dip, nel secondo caduta dell'attività economica che si è avvenuta in occasione della crisi del debito sovrano, che ovviamente ha colpito anche la Grecia, in parte anche altri paesi, ma tra i grandi paesi dell'Europa, di cui ci consideriamo a giusto titolo membri, l'Italia è quello che ha subito il contraccolpo maggiore. Da questo contraccolpo sta uscendo in maniera lenta, ma con dei cambiamenti strutturali che sono estremamente importanti, ma anche estremamente preoccupanti. Sono importanti nella misura in cui l'esperienza del Nord-Est, da questo punto di vista, del Veneto, del Nord-Est in generale, ma poi di tutta quella che Dario Di Vica un po' definisce come l'economia dell'autostrada 4, è un'esperienza di ristrutturazione in cui alcune imprese, alcuni territori, alcune regioni anche sono usciti meglio e più rapidamente rispetto agli altri. Quindi questo è un elemento comunque di dinamicità
che invita a un cauto ottimismo, o quantomeno dimostra che i processi di trasformazione che avvengono in un'economia globale e profondamente inserita nelle dinamiche dell'economia globale come quella italiana sono delle appunto, dinamiche di cambiamento e non di semplice stasi. La crisi nostra è stata ovviamente la più grave tra quelli dei paesi del G20, senza nessuna eccezione, è stata soprattutto la più grave della storia dell'Italia repubblicana, quindi le cui conseguenze è ovvio che non potranno essere sanate nel tempo breve, sia perché appunto sono fondamentalmente delle conseguenze strutturali, sia perché le politiche che poi potranno risollevare le sorti dell'economia italiana sono politiche che necessariamente avranno bisogno di anni per esplicitare i propri effetti. Dal punto di vista di nuovo della sintesi di ciò che è avvenuto, ci sono stati dei cambiamenti strutturali enormi dal punto di vista sia della domanda aggregata che dell'offerta aggregata. Dal punto di vista della domanda aggregata, l'elemento più preoccupante ovviamente è la crisi degli investimenti privati innanzitutto, ma in maniera ancora più innanzitutto dal punto di vista temporale, ma dal punto di vista invece del valore che si è andato perduto rispetto a quanto sarebbe potuto accadere se non ci fosse stata la crisi. Cioè, abbiamo fatto un esercizio insieme a Federico Seibold dell'Università Bocconi, un giovane studente dell'Università Bocconi, abbiamo guardato quanto c'è stata di deviazione rispetto al trend, cioè cosa sarebbe successo se non ci fosse stata la crisi, dove sarebbe l'Italia in generale, il suo PIL, il suo PIL pro capita, ma anche i diversi componenti del PIL, sia appunto dal punto di vista della domanda aggregata, dell'offerta aggregata e della composizione territoriale, e vediamo che le deviazioni più profonde, più ampie, si registrano dal punto di vista della domanda aggregata sul lato degli investimenti pubblici e dal punto di vista dell'offerta aggregata. La crisi è stata particolarmente dura per l'industria. Questo è un elemento che penso sia importante tenere in considerazione, perché ovunque, nel nord-est, nel nord in particolare, c'è stata negli ultimi anni una certa appunto una ripresa dell'industria, che è soprattutto una certa narrativa che ci dice che l'Italia in realtà è un paese più solido di quanto ci si possa immaginare, quanto viene dipinto, proprio perché la sua industria è forte. Ora, è vero che l'industria italiana è forte, ed è vero soprattutto ovviamente per l'industria settentrione, ma è anche vero che nelle economie tutte queste, che siano economie industrializzate, che siano economie emergenti, ormai il grosso dell'attività economica si svolge nel settore dei servizi. Quindi la grossa dipendenza in realtà dall'industria e da manifatturiere in particolare non è necessariamente un toccasana, soprattutto quando si osserva che la crisi, appunto, rispetto al valore tendenziale che si sarebbe dovuto osservare se non ci fosse stata la crisi, la perdita di attività economica è stata particolarmente grave nel caso dell'industria e del manifatturiero. C'è un terzo elemento che ovviamente risalta dall'analisi statistica, e lo sappiamo, ma a vedere poi i numeri ovviamente spesso e volentieri restituisce un'immagine ancora più pregnante, ed è il divario territoriale che si è andato accelerando, non soltanto perché il sud ha perso rispetto al nord, e tra l'altro le isole e il centro hanno perso se stessi, ma anche perché la deviazione rispetto al valore atteso è stata particolarmente ampia nelle regioni meridionali. Quindi c'è una divisione del paese, c'è una divisione delle fonti della crescita dell'economia reale tra l'industria, che comunque si è ripresa ma che rimane molto al di sotto dei valori attesi, e i servizi, che sono poco produttivi ma quantomeno hanno tenuto, e c'è una crisi della domanda aggregata in generale, che è particolarmente pesante nel caso degli investimenti ed è ovviamente il grosso dilemma per il futuro. Questo dal punto di vista della prima sintesi, conclusione, se volete, che si può trarre da questo libro. Il secondo elemento importante è quello che in realtà nel quinquennio precedente, cioè nella legislatura precedente, che tra l'altro è stata una delle poche che si è nella nostra storia repubblicana, la 17ª,
che ovviamente ha portato sfortuna, la diciassettesima, speriamo che la diciottesima, che sia quella della maturità, porti più fortuna, ma in ogni caso, al di là delle battute, ci sono state una serie di riforme importanti che sono state realizzate nella diciassettesima legislatura, una legislatura che è stata caratterizzata soprattutto nella fase iniziale dalla lunga uscita dell'emergenza, anche se già nel 2013 il peggio forse dell'emergenza macroeconomica, fiscale e dei mercati di capitali era stato assorbito grazie alla cura inferta con grande senso del dovere dal governo Monti, che era stato appoggiato da tutte le forze politiche, che si era usciti già nel 2013 da quell'emergenza e si è iniziato a ricostruire le basi per il futuro. E le misure che sono state adottate, secondo noi, cioè, insomma, questa è un po' la sintesi di quello che viene fuori da tutti i contributi, ma in particolare il contributo di Lorenzo Codogno, che per gran parte di questi 5 anni è stato il capo economista del Tesoro e adesso sta a Londra. La sintesi delle riforme economiche della diciassettesima legislatura è tutto sommato positiva. Adesso non mi metterei a dare un voto se sia un 6,5, un 7, un 7 meno, però sicuramente sono state fatte delle cose con delle maggioranze che, per quanto abbiano avuto un elemento in comune nella permanenza del Partito Democratico, però sono cambiate e ovviamente sono anche cambiate dal punto di vista della persona che è stata testa del governo, perché ricordiamo che anche se la legislatura è durata 5 anni, ci sono stati 3 primi ministri durante il periodo. Guardando un po' nel dettaglio, soprattutto il profilo temporale di queste riforme, è evidente che un po' di come dire, momento riformista si è andato un po' perdendo nel corso del tempo. Ci sono state delle misure importanti, poi entreremo nel dettaglio guardando un pochettino alcuni dei capitoli specifici, ma senza probabilmente entrare nel dettaglio, sicuramente c'è stata una massa critica. La letteratura sulla relazione tra riforme economiche e performance economica mette in evidenza l'importanza della massa critica. Si possono fare delle riforme molto utili, molto ben fatte, ma su elementi puntuali che non hanno un effetto importante sui comportamenti degli agenti economici, soprattutto sulla loro capacità di investire e innovare. Bisogna arrivare a una massa critica per vedere degli effetti in termini di PIL, in termini di performance economica, in termini di competitività e di produttività. La mia impressione è che appunto nel quinquennio 2013-2018 questa massa critica sia stata raggiunta, ecco, senza dettagliare proprio tutte le riforme, ma pensiamo ovviamente al Jobs Act, pensiamo al piano straordinario per l'appoggio al Made in Italy, pensiamo all'Industria 4.0, pensiamo alla buona scuola. Insomma, pensiamo a tutta una serie della riforma del diritto fallimentare, la riforma delle banche, molti provvedimenti per le finanze d'impresa. Non tutte sono state fatte ovviamente nell'identico momento, non tutte quindi hanno potuto esplicitare proprio tutti i loro effetti, e alcune sono rimaste in parte zoppe perché non ci sono stati tutti i decreti attuativi, ma diciamo che nel corso del tempo si è andato accumulando una quantità di riforme sufficiente a dare una spinta all'attività reale. Questa spinta, se guardiamo i numeri, appare modesta perché la crescita del paese rimane comunque modesta, soprattutto rispetto al calo che si è registrato negli anni precedenti, ma non dimentichiamoci che l'Italia sconta un grosso deficit dal punto di vista demografico. Se togliamo questo deficit demografico, che vuol dire ovviamente una domanda interna meno vibrante di quanto potrebbe, soprattutto un settore delle costruzioni che è meno capace di assorbire, di generare attività economiche, di assorbire disoccupazione e quindi di generare reddito, se estraiamo appunto dalla situazione demografica, la situazione dell'Italia forse è meno drammatica, ma detto questo, la performance forse non è stata all'altezza. Però, e questo è il terzo punto che viene fuori dal libro, il suggerimento è, entrando appunto nello specifico di tutte le diverse aree di politica economica, il suggerimento che viene fatto dagli autori, e insomma, che mi sento di condividere in quanto curatore di questa opera, è che bisogna fare molta attenzione nel valutare
rallentato il cambio di governo e di maggioranza nel pensare di ripartire da zero su tutti gli ambiti di politica economica. È una tentazione che spesso c'è in tutti i paesi, non solo in Italia, ovviamente, che il nuovo governo, soprattutto appunto se esprime una maggioranza politica, un orientamento politico diverso rispetto a quello precedente, pensa di avere un dividendo politico da sfruttare, cambiando un po' tutto, ripartendo da zero. Questo è un discorso più elettorale, spesso, quando poi, di nuovo in Italia come altrove, quando poi ci si trova a gestire il paese, si parte poi da quello che esiste, ma la tentazione ovviamente di addebitare le colpe a chi ci ha preceduto è forse umano, ma in ogni caso è una costante della politica italiana. Ora, i primi segnali che provengono dal nuovo governo del professor Conte sono di una certa cautela da questo punto di vista rispetto alle dichiarazioni queste roboanti della campagna elettorale, che sia sulla buona scuola, che sia sulla stessa legge Fornero, che sia su altri temi, c'è un'attenzione forse a cercare di prendere le cose in maniera pragmatica. Ecco, questo è il nostro suggerimento, ma non soltanto perché è pragmatico rispetto a tentare di mettere in piedi cantieri simultanei in tanti ambiti, ma anche perché appunto guardando le riforme nello specifico, la sensazione, e questa appunto è la sensazione di persone che hanno grande esperienza, grande conoscenza e molta attenzione a incrociare le politiche economiche con le performance, con le raccomandazioni, condividono tutti l'impressione che su ciascuna riforma magari si poteva fare qualcosa di meglio, magari lo si poteva fare più rapidamente, magari anzi auspicabilmente si sarebbero potuti mettere a disposizione maggiori fondi, maggiori risorse, ma che in tutti i casi si è andati nel verso giusto. Un altro punto, ritornando al saggio di Codogno, e quindi al secondo punto sull'importanza delle riforme che sono state attuate, è che l'importanza della sequenza e della composizione del pacchetto di riforme. Questo di nuovo è un altro insegnamento di centinaia, se non migliaia di studi che sono stati fatti sulla maniera migliore per mettere in atto le politiche di riforma, le cosiddette riforme strutturali o, come si diceva un tempo, le riforme di struttura. E da questo punto di vista un insegnamento che viene dall'esperienza di tantissimi paesi in diversi momenti storici e diversi paesi stessi, è che è importante prima liberalizzare il mercato dei prodotti e dopo liberalizzare il mercato del lavoro. Questo perché il mercato del lavoro, quando viene liberalizzato, ovviamente crea incertezza e genera incertezza e quindi rischia di distruggere posti di lavoro prima o quantomeno renderli più vulnerabili rispetto alla situazione precedente, e invece le riforme sul mercato del lavoro, sul mercato dei prodotti, scusate, dei servizi ovviamente, riescono a creare gli incentivi giusti per investire. E da questo punto di vista la situazione della diciassettesima legislatura, nei tre governi della diciassettesima legislatura, non è stata forse la più idonea, perché si sono fatte delle riforme un po' timide dal punto di vista delle riforme del mercato dei prodotti e dei servizi. Pensiamo alla vicenda della legge annuale, cosiddetta annuale o suppostamente annuale sulla concorrenza, che intanto ci ha messo 3 anni ad essere approvata, e in più il dettato, poi il contenuto di queste riforme è stato estremamente debole, modesto, poco ambizioso rispetto alla necessità. Quindi un insegnamento che di nuovo che in realtà viene dall'esperienza e dal paper di Codogno, ma quindi si applica all'Italia nei tempi recenti, ma che è del tutto in linea con quanto osservato a livello internazionale, quindi un insegnamento, un suggerimento per il nuovo governo è di enfatizzare le riforme del mercato del lavoro, del mercato dei prodotti e dei servizi, prima di toccare le politiche sociali. Ovvio che ci sono delle forti pressioni di tipo politico, post-elettorale, per agire sul mercato del lavoro, bisogna fare molta attenzione a come se lo si fa, ma in ogni caso sarebbe importante agire innanzitutto sulle riforme del mercato dei prodotti e dei servizi commercializzati. Un altro elemento importante ovviamente è la relazione tra la produttività, la crescita e le riforme strutturali. Il saggio di
Giuseppe Nicoletti, che è un collega dell'Ocse, è estremamente ricco di suggerimenti, soprattutto perché si basa sull'esperienza che l'Ocse ha accumulato negli ultimi anni sui temi della produttività del lavoro, ma anche della produttività totale dei servizi. E da questo punto di vista emergono alcuni elementi che rimangono un po' preoccupanti. Uno, appunto, che le riforme sui mercati dei prodotti e dei servizi sono state modeste e soprattutto non riescono ancora a esplicitare i propri effetti dal punto di vista della riallocazione delle risorse dalle imprese meno performanti verso quelle più performanti. Da questo punto di vista la riforma del mercato, della legislazione sul fallimento, che è avvenuta nel 2017, quindi è molto recente, però va nella direzione giusta perché toglie quella stigmatizzazione, anzi, anche sociale, ma dal punto di vista anche finanziario, ma soprattutto sociale, che è associato al fallimento, come che invece è un istituto giuridico, c'è un brutto nome, ma non alla fine ovviamente, e dovrebbe permettere di riallocare in maniera più efficace, più celere, più produttiva le risorse verso appunto le attività con maggiore potenziale di crescita. Un altro elemento importante, guardando nel dettaglio i fattori che spiegano la crescita modesta della produttività in Italia negli ultimi decenni, non soltanto negli ultimi anni, è la distribuzione dimensionale delle imprese. Una parte importante del gap che l'Italia ha registrato negli ultimi anni dal punto di vista della produttività ha a che vedere con la capacità di utilizzare al meglio le nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, e questo gap a sua volta si spiega in gran parte con la dimensione modesta delle imprese italiane, sia perché ci sono degli investimenti fissi per migliorare la dotazione strumentale e tecnologica delle imprese, che ovviamente sono possibili e sono meglio assorbibili delle grandi imprese, sia perché nelle imprese piccole, in Italia come sappiamo le imprese piccole sono nella stragrande maggioranza dei casi controllate e gestite da una famiglia, queste imprese piccole, il livello di competenze manageriali, che sono sempre più importanti, soprattutto appunto nella nuova economia della conoscenza intangibile, queste capacità manageriali sono più modeste rispetto alle grandi imprese. Ci sono ovviamente le grandi imprese che falliscono e ci sono un sacco di piccole imprese che prosperano anche sui mercati internazionali, e ne abbiamo tanti esempi nel nord e nel nord-est in particolare. Però è anche vero che dal punto di vista aggregato, che è quello che ci interessa, cioè espungendo dalle storie particolarmente positive che possiamo riscontrare, in generale il livello di produttività delle piccole e medie imprese è inferiore. E questa è una delle cause principali per proprio la grande incidenza delle imprese piccole e medie nel tessuto imprenditoriale italiano, è uno dei principali motivi per cui la produttività in Italia è rimasta modesta, la crescita della produttività negli ultimi anni. E sarà importante anche da questo punto di vista agire nel senso di favorire il consolidamento dei settori. È ovvio che la normativa fiscale sulle successioni in Italia tradizionalmente è un disincentivo a cedere il controllo da parte dell'imprenditore, che può trovare invece convenienza economica e ovviamente anche dal punto di vista individuale, valoriale, convenienza a trasferire la proprietà e il controllo della propria impresa verso i propri discendenti, ora senza entrare nella scelta individuale, che ovviamente è per definizione individuale, sarebbe importante offrire maggiore naturalità o addirittura cercare di incentivare i processi di consolidamento e quindi il mercato per la proprietà e il controllo delle imprese. Questi sono dei temi che in Italia hanno ricevuto attenzione fin dagli anni 90, per limitarci al periodo più recente, ma senza che si sia fatto quel salto qualitativo, ma anche quantitativo nella dimensione del mercato che fosse necessario. Il risultato è che le imprese italiane rimangono più piccole, e rimangono più piccole sia le grandi imprese sono più piccole rispetto alle grandi imprese degli altri paesi che sono meno, ma soprattutto le medie imprese italiane sono a loro volta più piccole e meno numerose rispetto alle medie imprese soprattutto della Germania, ma anche di altri paesi dell'Europa occidentale. Ecco, penso che questo sia un elemento importante su cui
lavorare nei prossimi anni, sia dal punto di vista ovviamente delle autorità nazionali ma anche regionali, sia dal punto di vista del mondo imprenditoriale e chi cerca di offrire degli elementi di analisi e di advocacy per migliorare le politiche e l'incidenza dell'attività di advocacy, ecco, cercare di ritornare a quella discussione, allontanandoci dalla retorica del piccolo è bello, riconoscendo che il piccolo può essere estremamente efficace, ma anche riponendo il tema della grande impresa come un centro di accumulazione di competenze e quindi di crescita della produttività. Ricordando, qui finisco sull'elemento che il grande o la dimensione in ogni caso è una dimensione di impresa, ma è anche una dimensione di territorio. E da questo punto di vista, la nuova economia, se ci limitiamo al caso della Silicon Valley, dimostra che grande rimane grande, perché la Silicon Valley rimane comunque dominata da grandi imprese, e però anche laddove l'impresa singola, individuale, non certa nicchia, non fosse grande, è il territorio nel suo complesso che è grande, quindi capace di assorbire competenze e di generarne di nuovo. Questi sono un pochettino gli elementi più importanti, senza entrare poi nel dettaglio, anche perché il libro ovviamente è disponibile in Adesso libreria. possiamo approfondire degli altri anche con le domande che sono state nel frattempo avanzate dai partecipanti. Però comincio io a farti un paio di domande. La prima riguarda l'ultima cosa che stavi dicendo sul dimensionamento delle imprese. Ma quali sono le politiche che potrebbero essere messe in atto per riuscire a facilitare dei meccanismi di aggregazione o comunque di crescita dimensionale delle imprese in Italia? Beh, la fiscalità è ovviamente un elemento importante e da questo punto di vista alcune delle riforme degli anni scorsi hanno cercato di incentivare il ricorso soprattutto al capitale di equity e quindi cercare di aprire un po' la strada a percorsi di crescita che poi portano alla borsa, che di per sé sono migliorativi e tendono a premiare le imprese che crescono dal punto di vista dimensionale. Un secondo elemento importante, che è un pochettino forse apparire tangenziale rispetto al tema dell'impresa di per sé, ma è il miglioramento delle condizioni del settore dei servizi professionali per le imprese. In Italia, per tanti motivi, la qualità del consiglio della consulenza verso le imprese, non parlo dei grandi nomi, parlo delle realtà poi che confrontano le imprese sul territorio, è sempre stata di relazioni personali, magari senza formalizzare il tipo di advice e di consiglio che viene dato. E questo limita abbastanza lo spazio poi ai processi di crescita, perché ovviamente è soltanto accedendo a dei grandi servizi strutturati, che sia in consulenza aziendale, che sia nella revisione, che sia nella finanza d'impresa, che si aprono delle prospettive di processi di crescita per via esterna. La via interna ovviamente è necessaria e da un certo punto di vista è più facile, perché è più facile crescere sapendo di quali risorse si può disporre. La via della crescita esterna è più rapida, ha maggiori incertezze, ma è più rapida e ci sono tante esperienze. Adesso penso, il primo nome che mi viene in mente, avendo passato qualche anno a Bologna, è l'esperienza di IMA, ma in generale nel settore del packaging. IMA è un'impresa che in pochi anni è riuscita a crescere di 2 o 3 volte dal punto di vista dimensionale con una serie di acquisizioni. Le acquisizioni possono essere una strada per quindi favorire questi processi di acquisizione, soprattutto a livello internazionale, può essere una strada per Quindi avanzare. un sistema finanziario italiano molto debole nel passato, adesso va un po' meglio, ma comunque non all'altezza, è un altro degli handicap che si parla dietro il paese. Beh, assolutamente, se che rimane comunque grande la dipendenza dal capitale di debito. Questo qui è un elemento che si è dimostrato in questa crisi essere una vera vulnerabilità, perché c'è tutta una retorica sul fatto che le banche del territorio fossero più meglio in grado di offrire sostegno alle imprese, soprattutto piccole e medie, soprattutto attente a certe nicchie che magari sfuggono alle grandi banche d'affari, imprese familiari, in cui appunto bisogna anche capire un pochettino le dinamiche. C'era questa retorica sul fatto che le piccole banche di provincia potessero, o le medie banche di provincia potessero essere meglio in grado di accompagnare questi processi di ristrutturazione, quindi meglio far
fronteggiare una situazione di crisi. La realtà è, ahimè, che invece, e questo insomma, c'è bisogno di dirvelo voi in Veneto, che questo tipo di sistema bancario ha dimostrato dei grossissimi limiti di governance e anche di etica, e che questo ovviamente ha avuto delle grosse ripercussioni sulle imprese, sugli imprenditori, sulle famiglie, sui risparmiatori. Non c'è una via speciale che funziona per tutti. Io penso che nessuno si aspetta che ci venga imposto dall'estero o dall'esterno una via italiana alla finanza, però bisogna fare ovviamente sperimentare con nuove forme, e chiaramente le nuove tecnologie offrono delle nuove opportunità, i peer stessi aprono delle nuove strade, ma sarà importante appunto sapere gestire questi soldi da parte delle grandi istituzioni finanziarie italiane, e non solo, perché questo sia veramente un volano di crescita e non una forma di estrazione di rendite. Hai parlato di diverse riforme del passato, ma se tu dovessi indicare una riforma prioritaria o due riforme prioritarie da attivare nei prossimi 2 anni, da dove partiresti? Ma io partirei dal sistema fiscale, ma sapendo che il sistema fiscale italiano non è così strano, il sistema fiscale italiano deve raccogliere le risorse per finanziare una serie di prestazioni che altrove, in alcuni paesi europei o nei paesi OCSE, in cui apparentemente il carico fiscale è inferiore, semplicemente dovuto alla diversa strutturazione della spesa previdenziale o dell'assistenza medica. Quindi la questione non è tanto il livello della tassazione, dell'imposizione, la questione è la strutturazione tra diversi accise, diverse imposte. Negli ultimi anni si è iniziato appunto una riflessione, perché penso sia innanzitutto necessario, cioè, ricordando i precedenti degli anni 60 e 70, la riforma Vanoni, la commissione Vanoni e poi la riforma fiscale. Bisogna intervenire dal punto di vista sistemico, è inutile cercare di fare degli interventi ad hoc che magari hanno anche nel migliore dei casi un effetto positivo di breve periodo, ma che rischiano di rendere incoerente un sistema già diventato incoerente negli ultimi anni. Quindi io inizierei da lì, ma inizierei, non vuol dire che farei, scusami, no, quando dico iniziare non vuol dire che farei subito una riforma fiscale, iniziare a pensare a come fare una riforma fiscale, sono due cose diverse, sapendo che quello è posto il nemico. Il secondo punto su cui di nuovo si è agito negli ultimi anni, ma bisogna fare uno sforzo maggiore, è a livello delle competenze. Queste vanno, e da questo punto di vista è l'esperienza del Veneto, del Triveneto, nel caso dei test PISA, è estremamente interessante, perché c'è stato un miglior il test PISA, cioè i suoi limiti, dico, però dal punto di vista di una metrica per capire quanto si apprende a scuola, quindi quanto preparati sono i quindicenni per affrontare le sfide del mercato del lavoro o della vita adulta, è una metrica utile, e da questo punto di vista il nord-est in particolare negli ultimi 15 anni ha fatto dei passi in avanti notevoli. Questo suggerisce che ovviamente le cose si possono fare, che i tempi per farle da un lato non possono essere immediati, perché sono riforme importanti, ma allo stesso tempo non devono essere per forza delle cose che avvengono soltanto in 4 generazioni. Si può agire, e da questo punto di vista appunto l'esperienza di PISA del test PISA è importante, e questo vale per un certo tipo di competenze, ma deve essere poi moltiplicato su altri temi attinenti. Questo è un altro tema su cui c'è un grande divario nord-sud, perché i dati del nord-est sono in linea con la media europea e invece siamo distantissimi in altre regioni, quindi uno dei grandi temi è questa frattura crescente tra regioni del nord, soprattutto del nord-est, e regioni del sud. Sì, il divario si è visto poi nelle elezioni, che è anche visibile dal punto di vista dei comportamenti elettorali e quindi delle attese. Ed è un divario che bisogna colmare, non fosse altro anche da una logica del nord, perché ci sono studi fatti da Intesa San Paolo attraverso la società di ricerca sul Meridione, anche che è l'ex studio di Banca di Napoli, ma anche quello recente della Svimez, che è uscito qualche giorno fa sui giornali, che guardava in particolare il caso dell'Ilva, che dimostrano che l'attivazione della domanda del sud ha poi un impatto positivo anche sul resto del paese, perché ovviamente nella stessa misura in cui le imprese italiane agiscono in catene globali di valore, le imprese del nord e del sud sono legate
dell'Italia sono legate da catene nazionali di valore. E quindi bisogna di nuovo pensare, così come sarebbe ingenuo pensare che si possa fare assistenzialismo come si faceva negli anni 60 e 70, così sarebbe sciocco pensare che aiutare il Sud serve solo il Sud, no, aiutare il Sud serve a tutta l'Italia. Bisogna trovare la maniera per aiutare il Sud che non sia assistenzialismo, ma che sia esattamente in linea con le attese le aspettative dei mercati internazionali, i mercati dei beni. Insomma. Certo. Da questo punto di vista c'è una grossa opportunità per l'Italia, ma di nuovo è anche per il Nord-Est, ma anche per il Meridione, che è quella aperta dalle nuove vie della seta, su cui si dilunga un po' uno dei contributi del libro di Massimo De Andreis. Guarda, ho tante domande, quindi cerca di concentrare le risposte, il tempo che ci rimane non è tantissimo. Paolo Carnazza dal Mise dice che attribuisci la modesta produttività alle modeste dimensioni del nostro sistema produttivo con riferimento alle piccole e medie imprese, ma sarebbe più opportuno, a suo parere, evidenziare il ruolo dominante delle microimprese in Italia, soprattutto in riferimento al contributo all'occupazione e al valore aggiunto a confronto con i principali paesi europei. Cosa pensi di questo commento? Sì, no, indubbiamente le micro sono in una situazione dal punto di vista della produttività. Sappiamo che la produttività è insieme all'accumulazione dei fattori. Ora, l'accumulazione dei fattori è difficile in Italia anche perché la demografia limita comunque l'accumulazione di forza lavoro. La produttività rimane quindi in un paese che invecchia come l'Italia, che è relativamente vicino alla frontiera tecnologica, di gran lunga l'elemento più importante per la crescita del paese e quindi anche per la riduzione delle vulnerabilità di tipo finanziario. E questa produttività è limitata, la crescita, il livello della crescita della produttività è proprio limitata dalla dimensione inferiore delle imprese italiane e dalla maggiore incidenza delle imprese micro e medie piccole in Italia rispetto i lavori dell'Ocse dimostrano che c'è una coda lunga di imprese poco produttive all'interno delle quali poi oltretutto si annidano le famose imprese zombie, quelle che non sono capaci neanche di generare i flussi di cassa per ripagare la propria esposizione, servire il proprio debito. Quindi il problema si annida poi nel dettaglio, poi ci sono ovviamente, se uno incrocia i dati per settore, i dati per regione e i dati dimensionali, si capisce meglio quali sono le imprese più indietro e quindi quelle che hanno un maggiore costo per la società intera. Ho un'altra domanda da parte di Nicolo Zanon che vuole un approfondimento sul tema della disoccupazione giovanile. Dice: quali misure concrete potrebbero essere proposte per risolvere la disoccupazione dei giovani e i problemi della formazione che non è allineata con le richieste delle imprese? Le misure concrete sono difficili da identificare. Io penso che l'elemento cruciale è quello della ripresa degli investimenti, perché sono soltanto quando riprenderanno alla grande, per usare una formula sportiva, quando riparteranno alla grande gli investimenti in capitale fisso, potranno ripartire anche gli investimenti delle imprese in forza lavoro. Perché questo avvenga, ovviamente c'è bisogno di certezza delle regole, miglioramento della loro applicazione, chiarimenti su tanti ambiti, quello fiscale, ma anche normativo in tanti ambiti. Dal punto di vista della formazione, di nuovo, non sono cose che si possono fare in pochi anni, ma non sono appunto, come dicevo, guardando i risultati di PISA, ma guardando i risultati di tanti paesi che di fronte alle evidenze del primo PISA del 2001-2002 si sono resi conto di essere indietro e hanno agito di conseguenza in tempi brevi, dimostra che appunto i tempi non sono né troppo lunghi né troppo corti, però bisogna essere capaci di agire subito. Le competenze sono ovviamente quelle legate a certi ambiti tecnologici particolari che sono sempre più importanti, ma anche sono quelle, l'articolo di oggi di Vicossi sul Sole che portava dell'evidenza sull'importanza delle relazioni interpersonali, dei soft skills, dal punto di vista del problem setting, del problem solving, che sono tutti ambiti su cui bisognerebbe agire di più, perché
È vero che le competenze si possono acquisire, quelle hard con uno sforzo, con le risorse, ma quelle soft sono ancora più importanti e questo passa da un discorso di miglioramento della capacità di insegnamento. E, ecco, da questo punto di vista, forse il limite del dibattito italiano negli ultimi anni intorno alla buona scuola è stato che si è parlato poco di curriculum e poco di forme di apprendimento, perché un conto è trovare le risorse, migliorare gli skills dei professori, dare maggiore certezza ai contratti. Un conto è iniziare a discutere se quello che poi viene insegnato praticamente in aula corrisponde veramente ai bisogni della società civile in cui viviamo. Certamente, il dibattito su contenuti, modi di insegnamento e anche infrastrutture scolastiche è decisamente latitante. Ho una domanda da Gianluca Toschi. La seconda parte del libro è dedicata al rapporto tra Italia e Europa. Che ruolo potrà avere il processo di integrazione europea sul futuro dell'Italia e che ruolo potrà avere l'Italia nel processo di integrazione? L'Italia ha un ruolo, non fosse altro perché è un pezzo di Europa importante dal punto di vista della tradizione culturale, che è comunque importante. Il progetto dell'Europa nasce come progetto politico-culturale che poi si estrinseca come progetto economico, ma non dimentichiamo che ci sono delle radici comuni e l'Italia ovviamente è un paese, al di là del fatto di essere uno dei paesi fondatori di per sé, è un paese fondatore perché è all'origine del progetto e quindi per forza è il destino dell'Italia esattamente come lo era in Europa nel 1948, nel 1957, è tuttora in Europa. Io penso che l'Europa abbia in qualche maniera perso questa attenzione al futuro, ha perso la consapevolezza, penso all'Eurozona in particolare, che la moneta unica era comunque uno strumento per conquistare, per avanzare nella conquista di certi obiettivi di tipo politico e sociale e che quindi bisognava completarlo con una migliore governance e delle forme di mutualizzazione dei rischi e di costruzione di una politica fiscale comune. Si è perso questo negli ultimi anni, l'Italia per tanti motivi ha sicuramente sofferto di più che altri paesi dalle certe regole che non è che siano state imposte, ma che sono state scelte in maniera forse con sufficiente attenzione anche dall'Italia stessa, penso soprattutto al sistema di Dublino per l'immigrazione di cui si parla in questi giorni con particolare attenzione. Non dimentichiamoci che sono comunque delle misure che l'Italia ha accettato pienamente nel 2001-2002 con il governo Berlusconi, quindi non è che siano stati catapultati dall'alto, siano stati imposti da qualche forma di colonialismo altrui. L'Italia forse è stata poco attenta a certi processi negoziali, è importante ritornare ad essere protagonisti facendo i cosiddetti compiti a casa, ma con la consapevolezza che non necessariamente tutto ciò che viene deciso in Europa, viene proposto in Europa prima di essere deciso e approvato, sia giusto. C'è un interesse nazionale italiano che è di rafforzare l'Europa e questo deve essere reso esplicito senza ovviamente battere ingenuamente i pugni sul tavolo. Un'altra domanda, sempre da Gianluca Tosi, che dice: quali proposte hai, avresti per rispetto al tema del riequilibrio generazionale del welfare, oggi molto spostato sui servizi a favore delle persone anziane? Beh, onestamente, la prima cosa che mi viene in mente è che fare molta attenzione quando si parla di riforma del sistema previdenziale, quindi nel toccare la cosiddetta riforma Fornero, perché al di là della necessità di assicurare la sostenibilità finanziaria e quindi macroeconomica del sistema previdenziale, c'è la necessità di adeguare la normativa, cosa appunto è stato fatto anche prima della riforma del ministro Fornero, adeguare la normativa ai cambiamenti della demografia. È ovvio che in un paese in cui, grazie al cielo, si vive fino a 81-82 anni, bisogna rimodulare l'età di partenza per in pensione e ovviamente anche le condizioni, poi non si può pensare che a 65 anni si lavori come a 25, ma tornare indietro rispetto alle norme della legge della riforma Fornero, che oltretutto è stata l'ultima di una lunga serie di riforme del sistema pensionistico, penso sarebbe un errore.
Poi è chiaro che bisogna ripensare, ma lì rientra in gioco considerazioni anche di tipo sociologico, di organizzazione del lavoro, non soltanto di diritto del lavoro, ripensare proprio tutto il ciclo di vita degli individui. Dalla scuola fino alla pensione e agli anni successivi alla pensione. Nel libro, proprio parlando di riequilibri, non c'è un capitolo dedicato alla distribuzione del reddito, che pure è cambiata molto, ed è cambiata non soltanto in Italia, ma in tanti paesi in giro del mondo, a favore di una fortissima concentrazione verso i redditi più elevati. Quale relazione potrebbe esistere tra distribuzione del reddito e quello che stiamo osservando a livello politico negli ultimi 2 anni? Sicuramente il fatto che tutto ciò stia avvenendo, tutti e due i fenomeni, sia l'ondata di cosiddetto populismo, sia la distribuzione del reddito e della ricchezza sempre più iniqua, siano fenomeni che riguardano tutti i paesi, tra l'altro nel caso della distribuzione del reddito e della ricchezza, non soltanto i paesi occidentali, ma anche i paesi emergenti, suggerisce ovviamente che c'è una relazione tra i due fenomeni, ma che non riguarda soltanto l'Italia. Quindi è importante non focalizzare, al di là dell'interesse che come italiani possiamo avere sulle vicende italiane, è importante a mio avviso analizzarle in un contesto in cui tutto il mondo si muove nella stessa direzione. Si è probabilmente negli anni che sono andati dalla caduta del muro di Berlino alla crisi del 2007-2008, si è pensato che la globalizzazione e il cosiddetto neoliberalismo, poi insomma, non si può entrare nel dettaglio, ma insomma, tanto per capirci, fossero la soluzione di tutti i paesi, dei problemi del mondo, creassero ricchezza per tutti e per coloro i quali inizialmente questo non avvenisse, ci fossero però degli effetti di ricadute nel medio periodo. Si è visto che la situazione è molto più complessa. Soprattutto c'è una considerazione: non ci sono mai state così poche persone povere al mondo, non ci sono mai state nella storia dell'umanità condizioni di vita così favorevoli in generale, in media. Come lo sono adesso, che non impedisce ovviamente che ci siano centinaia di migliaia di persone, di milioni di persone nei paesi in via di sviluppo che sono in situazione di povertà. Ma questa è ovviamente una magra consolazione il fatto che ciò sia avvenuto a livello globale, grazie alla crescita della Cina, dell'Asia, degli altri paesi emergenti. Questa è una magra consolazione per le classi medie dei paesi occidentali. L'attenzione dovrebbe essere, e la sfida è riuscire a salvare tutti e due i fenomeni, sia ovviamente il benessere dei ceti medi che si sono impoveriti negli ultimi anni, anche come prospettive di crescita, non soltanto come condizioni di vita nei paesi occidentali, che questo tentativo non vada ovviamente a detrimento della crescita nei paesi in via di sviluppo, dove comunque è in particolare dell'Africa che è rimasta indietro. Sono tutti problemi collegati tra di loro e che deve essere in grado di guardare in un'ottica di coerenza delle politiche a livello nazionale e a livello internazionale. Tutto ciò ovviamente richiede leadership e profondità di analisi, profondità spessore culturale che magari non sempre si riscontrano. In effetti, in molti leader, non solo italiani. Paolo Carnazza torna sul tema del dimensionamento delle imprese e suggerisce di valutare l'idea dei contratti di rete. Dice che c'è stato uno studio dell'ISTAT, c'è uno studio di Confindustria che ha evidenziato come le imprese in rete abbiano performance migliori degli altri. E quindi ti chiede cosa pensi dei contratti di rete come strumento per riuscire ad avere quella dimensione che oggi le imprese italiane hanno. No, sicuramente è un'alternativa superiore rispetto a rimanere isolati. E io penso ancora che cercare di spingere dal punto di vista culturale, ancor più che dal punto di vista poi della normativa, perché normativa poi bisogna fare attenzione perché diciamo, bisogna che sia coerente nel suo impatto su varie dimensioni. Quindi da un lato il contatto di rete è meglio rispetto all'impresa isolata, dall'altro io penso che cercare di avere una visione in cui fra 20 anni l'Italia è veramente un paese di Mittelstand e di quarto capitalismo grande, in cui per essere quarto capitalismo globale, quinto o poi appunto capitalismo globale, bisogna essere un po' più grandi che adesso, sia una visione che secondo me
farebbe bene al paese, soprattutto perché appunto abbiamo visto che le nuove tecnologie non appiattiscono, non rendono forse al margine più facile entrare sui mercati, ma comunque premiano la dimensione. Abbiamo visto che i paesi emergenti sono comunque paesi di grandi imprese, quindi riduce un po' troppo a forme comunque alternative rispetto alla dimensione di impresa potrebbe essere controproducente. Detto questo, ripeto, sicuramente meglio il contratto, l'impresa del distrettuale, il contratto di rete rispetto all'impresa individuale isolata. Bene, abbiamo 2 minuti ancora, forse un'ultima considerazione sul tema dell'innovazione, un paese in cui soprattutto nel mondo del digitale ci stiamo muovendo molto lentamente, eppure sappiamo che quello sarà la grande trasformazione che ci aspetta nei prossimi meno di decenni, nei prossimi anni. Di nuovo, una combinazione di tanti elementi, c'è una competenze digitali che sono poco sviluppate, il linguaggio del coding è ormai materia obbligatoria in tanti paesi, nel curriculum anche delle scuole elementari, in Italia siamo indietro, c'è un problema di elite che sono poco digitalizzate. Questo vale per le elite pubbliche, così come per quelle private. C'è un problema di infrastrutture di sostegno, di supporto alla digitalizzazione che in Italia sono ancora meno sviluppate. Allora, Andrea, grazie mille, anche perché appunto sappiamo che alle 13 devi andare, alle 13 avevamo previsto di chiudere il seminario. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, spero di aver rappresentato non tutte le domande, ma quasi tutte quelle che sono arrivate. Vi invito ad essere presenti anche ai prossimi seminari che sono sicuramente altrettanto interessanti come quello di oggi. Vi invito soprattutto ad acquistare il libro. Questo è un libro molto ben scritto, ricco di dati e informazioni, quindi è sicuramente un'opportunità per approfondire i temi che abbiamo oggi discusso. E infine ringrazio Andrea Golsen per essere stato oggi con noi. Ci ritroveremo in altre occasioni e soprattutto grazie per le tante cose interessanti che ci ha raccontato. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata.